quell'opera in sé ci ha permesso, dentro il nostro ideale, di essere sempre più vicini alla gente di periferia, per essere tra gli ultimi e per crescere insieme in quei valori umani. Quindi l'opera in sé ci permette quotidianamente di stare vicino ai disabili, ai giovani disabili, e insieme crescere in umanità. Ma attraverso queste opere che abbiamo realizzato in questi ultimi 15 anni ci siamo sempre più resi conto di dover calare la nostra professione all'interno di un processo anche sociale, come nell'esempio di questo centro di riabilitazione, dentro il quale la figura dell'architetto inevitabilmente deve calarsi e farne parte del proprio processo anche metodologico e architettonico.